Questa è una vecchia bottiglia recuperata nella cantina storica della Poi Alessandri. La varietà è Müller Thurgau, il vino con il quale siamo nati nel 75. L'annata è 1996, è un vino che ha 24 anni, è un bianco e purtroppo questa bottiglia è mancata un po' di liquido all'interno. Il tappo è un po' colato, potrebbe essere a rischio l'apertura, per cui un'apertura un po' originale, però sicura per poter estrarre il tappo integro senza alterarne il contenuto. Utilizzando due cavatappi riusciamo a togliere il tappo in maniera ideale, integro. Con un verme andiamo ad ancorare il tappo stesso. Papillon è il nome di questo cavatappi e con l'ausilio di un cavatappi a lame, questo è un brevetto tedesco degli anni 20, 1920, che ci permette di inserire fra vetro e tappo questo bilama. Andiamo ad abbracciare il tappo, con una rotazione stacchiamo il sughero dal vetro e con papillon riusciamo a estrarre il tappo in maniera integra. Ancorato al centro e mantenuto con il bilama sul laterale. In realtà il tappo era veramente a rischio, con un cavatappi tradizionale potevamo o spezzarlo o addirittura frantumarlo in bottiglia. Pazzesco. Perfetto. Nonostante il tappo abbia colato in parte, però il vino è integro, è passato pochissimo ossigeno all'interno della bottiglia. E questo è un grande prodotto. Mi ricorda molto Alsazia, Mosella, Nord Europa, note minerali verso la pietra focaia, per cui grande bianco, nonostante sia un semplice Müller Thurgau di Faedo. Fantastico.